Il sole e le alte temperature favorevoli di ieri hanno regalato una giornata da sold out per l'ultima sfilata del Carnevale di Fano. Sono stati ben 14.425 le persone intervenute da tutte le regioni d'Italia e anche da fuori per ammirare i carri allegorici e gustarsi il ricco getto formato da 60 quintali di dolciumi tra cioccolatini e caramelle. D'impatto i carri dei maestri carristi che finalmente dopo 3 anni hanno potuto vedere le loro opere sfilare su Viale Gramsci grazie ovviamente ai 13 trattoristi impegnati al traino. Tra questi, Pacevolissimevolmente di Giovanni Sorcinelli in Arte Jox e Mauro Chiappa dell'associazione Fantagruel. Come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima di Valeria Guerra e Gomma Piuma per caso? Pop Connection di Luca Vasilic e The Dark Side of the Moon di Matteo Angherà, questi ultimi due dell'associazione Carnival Factory. Carri resi ancora più vivaci grazie alle scuole di danza del territorio che hanno animato con balli e coreografie d'impatto. Dopo 2 anni si è tornati alla normalità, sicuramente un'emozione. Sì, davvero bello. Finalmente si è tornati al carnevale che tutti aspettavano, noi siamo molto contenti perché lavoriamo tutti per il carnevale di Fano, perché sia sempre migliore. Il tema della sua mascherata è particolare e anche la band è alquanto spettacolare. Certo, sì, volevamo fare qualcosa di nuovo, di diverso, ecco, far conoscere lo steampunk comunque un po' a tutti. Avete trasmesso tanta energia sicuramente al pubblico presente. Certo, quello che volevamo, trasmettere tanta energia e l'allegria soprattutto. Sì, è stato un anno di ripartenza, penso che oggi chiuderemo col botto. Stasera chiusi i portoni, chiuderemo l'anno 2023 e guarderemo al 24. Oggi tanta gente al Carnevale di Fano. Sì, il viale è pieno, sembra l'affluenza ci sia tanta e quindi cosa migliore non c'è. Anche lei vestito con i temi della sua mascherata. Sì, un omaggio al disco, ai Pink Floyd. Come sono andate queste 3 domeniche? Benissimo, un bel ritorno al carnevale. Allora ci auguriamo che l'anno prossimo si faccia sempre di più. Ah certo, vi aspettiamo tutti quanti nel prossimo anno. La sfilata è poi proseguita col pupo dedicato a Samantha Cristoforetti, realizzato da Anna Mantovani, e al carro del gruppo folcloristico della Musica Rabita, dove il sindaco Seri ha consegnato una pergamena con il testo poetico di Elvio Grilli che rende merito alla banda musicale. La sfilata pomeridiana è stata aperta come da consuetudine dalla presidente dell'ente carnevalesca Gian Marioli, accompagnata dal sindaco di Sant'Ulbans Harrison, città gemellata con Fano, e poi dal console italiano in Inghilterra Luciano Rapa, il senatore Antonio De Poli, il presidente dei marchigiani all'estero Franco Nicoletti e le rappresentanti delle batteriste italiane. Una bellissima giornata, abbiamo riportato il carnevale ai suoi antichi splendori e questo mi fa un'immensa gioia. Quindi viva il carnevale ormai è di tutta Italia, neanche più di Fano né delle Marche, ma dell'Italia. Ultimo appuntamento martedì grasso. Sì, adesso no, in realtà lunedì ci sarà il Consiglio Comunale del Carnevale nella sala del Consiglio alle ore 18 e martedì il gran finale con Giotti Vannelli e il Rogo del Pupo. Rogo del Pupo che si terrà sempre in piazza 20 settembre alle ore 18:30.